pochino, comico, fondatore di una Onlus in Brasile. Perché è importante la maestà del volontariato? Dunque, Enrico Bertolino, vero, comico, ex bancario, ex consulente, per cui una serie di ex che poi dopo sono continuato ad essere il mio mestiere. E in più fondatore di una Onlus in Brasile che si chiama Vida Appetitinga, associazione in Italia e Fundação in Brasile, per cui due entità collegate. E a questo punto necessariamente la risposta è importantissima, la formazione del volontariato, perché al di là dello sforzo enorme che c'è per fondare una Onlus, mi sono accorto che oltre al fondarla, che è la parte meno impegnativa, darle uno statuto, che è una parte già più, un po' più impegnativa, trovare i donatori, sempre più impegnativa, cioè la parte veramente più impegnativa è mantenere la Onlus viva. E questo si riesce a fare solo attraverso la competenza e la formazione. Cioè le persone senza competenza e formazione possono metterci tutta la buona volontà, ma non è sufficiente. C'era una frase di Cesare Romiti, che era in Fiat, quando era in Fiat, che diceva: io apprezzo molto gli sforzi, ma premio i risultati. Lei frequenterebbe l'università del volontariato come studente? Ecco, è bene sapere, io come studente frequenterei, non mi sento in grado di essere un docente, i docenti sono persone che hanno maturato tanta esperienza nell'ambito formativo. La nostra come associazione Appetitinga l'abbiamo maturata dal 2004 a oggi e abbiamo realizzato tanto, abbiamo realizzato un asilo, una sede in Brasile, una struttura qua in Italia, un campo da calcio, una collaborazione con la scuola di calcio Intercampus, non me ne vogliono le altre squadre, ma è perché l'Inter è l'unica società al mondo che ha una struttura di questo tipo, per cui non c'è Boca Juniors Campo, non c'è Real Madrid Campus e forse ne parla un po' troppo poco l'Inter di questa cosa. E abbiamo realizzato e stiamo realizzando un ostello per la gioventù, una posada da gioventù, come si chiama, che è turismo sostenibile. Secondo me allora come studente avrei tantissimo da apprendere per poter poi formare delle persone che a loro volta portino avanti la Onlus, anche perché una delle cose che secondo me è limitativa nella gestione dell'Onlus è che non devono essere strutture patriarcali, non possono essere strutture come di solito iniziano, nascono e muoiono purtroppo con i loro fondatori. Secondo me invece devono continuare, anzi il ruolo del fondatore deve essere sempre meno importante e sempre più importante l'organizzazione che ne è al di sotto. A me piacerebbe nella mia Onlus potermi occupare solo di fundraising, cioè di andare a chiedere i soldi, e gli altri avere persone di estrema fiducia come ho attualmente, ma sempre più aggiornate, che possano gestirli al meglio, perché l'unica credenziale che abbiamo per i nostri donatori è fare sì che ogni euro che viene donato venga gestito e amministrato al meglio. Questa è l'unica speranza in un'epoca di grande crisi di avere ulteriori conferme delle donazioni, il rapporto fiduciario etico e passa attraverso la conoscenza. Volontari italiani o volontari brasiliani? Volontari italiani e brasiliani. Noi abbiamo ricevuto molte offerte, soprattutto in questo tempo in cui il lavoro è abbastanza precario. Molte persone, anche alle soglie della pensione, ci hanno contattato sul nostro sito e ci hanno chiesto di poter andare a lavorare per noi in Brasile, di poter finire la loro vita, staressene là un periodo di tempo. Vi posso garantire che l'entusiasmo è altissimo, la mia preoccupazione è molto alta altrettanto, perché se io investo un viaggio in Brasile, i costi di permanenza, i costi di mantenimento, di persone che vanno là e devo affiancare un brasiliano ad ognuno perché non sanno la lingua, perché non sanno cosa fare, vorrebbero rendersi utili ma non sono in grado di fare nulla, allora a questo punto la formazione per quello che mi riguarda potrebbe essere un bel corso di portoghese che uno si finanzia e poi un'università, una struttura che gli dia modo di apprendere cosa fare in determinate funzioni. Una delle funzioni è lo smistamento risorse, un'altra funzione è l'amministrazione locale, un'altra funzione importantissima è competenza fiscale, tributaria e legislativa del paese in cui vai ad operare. Verrebbe lei e alcuni suoi volontari a tenere una serata informativa all'Università del Volontariato? Se l'Università del Volontariato fa una bellissima donazione alla mia Onlus, io certo ci vengo, è fantastico, no? Sarebbe uno scambio alla pari, reciproco, sapevo che c'era questa domanda, ho visto i movimenti.